Introduzione dell'editore Francesco Carbone. Oggi le scelte, anche quelle economiche, non sono più dei cittadini, dei consumatori, imprenditori, risparmiatori, ma dell'apparato pubblico, quindi sono scelte dirette dalla politica. In Italia la spesa pubblica ha raggiunto più di metà del PIL. Oltre la metà di tutto ciò che produciamo nel paese è sottoposto alla pianificazione centralizzata del governo. Questa è una grave minaccia per il benessere dei cittadini, in quanto ormai è dimostrata l'impossibilità teorica del socialismo, elaborata da Mises. Il nostro sistema politico-democratico, infatti, è una forma di socialismo e, come tale, soffre degli stessi difetti intrinseci che ne rendono impossibile la pianificazione economica. Economia e politica sono strettamente interconnesse. Oggi è consolidata l'idea di Keynes che sia necessario l'intervento pubblico in economia. Secondo l'idea, il principio che l'economia non deve prevalere sulla politica, altrimenti causa delle crisi, e che invece sia la politica a dover prevalere sull'economia, guidandola attraverso l'intervento pubblico e la pianificazione statale. Queste sono idee totalmente errate, anche perché oggi già lo Stato ha un peso schiacciante sull'economia e i difetti si vedono. Oggi i paesi democratici europei in crisi cercano di spostare a un livello superiore il potere politico, il livello dell'Unione Europea, che è sicuramente meno democratico degli stati nazionali, ma che è la naturale evoluzione dell'interventismo pubblico, in quanto lo Stato ha fallito quasi ovunque a livello nazionale e quindi cerca riparo nella gestione sovranazionale europea. Si sta quindi cercando di realizzare quest'unione che si potrebbe chiamare Unione delle Repubbliche Socialiste, perché gli stati democratici oggi sono effettivamente molto vicini a delle realtà socialiste. Il trasferimento del potere politico a un livello superiore, quindi all'Unione Europea, sembra l'unico processo per ritardare il crollo degli stati democratici ormai in situazioni economiche e sociali al limite della sostenibilità, quindi un modo per rallentare il disfacimento di questi sistemi democratici. Inoltre il presunto strapotere dell'economia esercitato da finanza e speculazione è fasullo, perché in realtà c'è una grande pianificazione centralizzata da parte delle autorità politiche e monetarie, quindi tutto tranne che il libero mercato, in particolare nella gestione monetaria e sul sistema finanziario domina la pianificazione centralizzata della Banca Centrale Europea, che oltre a trasferire ricchezza dai risparmiatori verso le banche, le grandi industrie e l'apparato pubblico, entra in complicità il mondo finanziario con il mondo politico. L'istituzione sociale più importante, che è il denaro, è stata corrotta dalle autorità monetarie, cioè dalla BCE, e dalle sue politiche insostenibili di pianificazione centralizzata. Questo è il vero problema, non è la speculazione o il libero mercato, e nemmeno la finanza. Che la crisi sia causata dal libero mercato è solo propaganda. È il pensiero politico che tende a scaricare, come ha sempre fatto, le proprie responsabilità. Inoltre questa propaganda è gioco facile, perché le persone non comprendono i processi economici. Il mercato non va demonizzato, è un processo spontaneo, dinamico, di cooperazione sociale, alimentato dalla funzione imprenditoriale. E se funziona male è soltanto perché non può funzionare correttamente a causa delle interferenze governative. Quindi se il mercato fosse lasciato libero di operare, lavorerebbe molto bene. Inoltre anche la speculazione non va condannata, perché è connaturata all'azione umana, cioè la nostra imprenditorialità e all'iniziativa di ciascuno di noi. L'imprenditorialità muove i capitali secondo logiche imprenditoriali che poi generano prosperità diffusa. Il problema invece è la corruzione del denaro, cioè la liquidità crescente iniettata dalle banche centrali nel sistema finanziario ed economico, moltiplicata da effetti leva che sono dovuti alla riserva frazionaria del sistema bancario, e questa produzione del denaro dal nulla, quindi l'aumento dell'offerta monetaria, va a creare bolle speculative e recessioni successive in un andamento ciclico. Le autorità politiche e monetarie si illudono di poter sopprimere per decreto il segnale rosso che indica appunto che sintomi che le cose che non vanno bene nell'economia, e lo sostituiscono artificialmente con un segnale verde, ma i problemi reali nel mondo economico e sociale permangono, mentre il processo di marcescenza del tessuto economico e sociale prosegue. Quindi questi sintomi di grave malattia non vanno ignorati. Ormai li abbiamo contratti decenni or sono, abbracciando il culto democratico
e i due tipi di pianificazione centralizzata, cioè dell'economia, della moneta e anche della società. La gente cerca la politica buona, ma non esiste la politica buona perché i guasti sono proprio intrinseci al sistema democratico in sé. Infatti anche la politica deve sottostare alle leggi economiche e deve confrontarsi con i problemi di scarsità, allocazione delle risorse, usi alternativi dei mezzi, calcolo economico, tutte cose che la politica non può risolvere per decreto, ma deve adeguarsi alle leggi economiche. Al contrario, la politica tramite misure interventiste, invece di risolvere i problemi, produce invariabilmente effetti negativi. Per questo il sistema democratico, con il suo interventismo, è inefficiente, non riesce a organizzare in modo pacifico e permanente la società. Perciò la politica buona non esiste, perché il sistema democratico è proprio intrinsecamente fallimentare. Soffre di un difetto connaturato, di cui ormai alcuni cittadini si rendono conto, infatti vanno a votare scegliendo il male minore, sapendo che al ricco banchetto redistributivo, banchetto fatto con i soldi e le ricchezze e le risorse estratte ai cittadini e ai ceti più produttivi, estratte dallo Stato, ecco, a questo ricco banchetto redistributivo partecipano soprattutto i grandi gruppi di interesse che appoggiano i partiti. Dunque il processo democratico ha queste tare congenite e alimenta un circolo vizioso in cui si regola, si proibisce, si impone, si scoraggia, si incentiva, si controlla, si ispeziona, si riforma e soprattutto si estrae ricchezza dai cittadini attraverso la tassazione e la confisca inflazionistica, cioè la diminuzione del potere d'acquisto del denaro. E questo per spendere sempre più soldi nell'inutile tentativo di conseguire quello che è impossibile realizzare, perché la politica non può violare continuamente le leggi economiche senza subire delle gravi conseguenze, almeno nel lungo periodo. Dunque il sistema politico non può essere buono, nel senso che non può che funzionare così, è proprio un limite intrinseco della democrazia. Perciò è necessario abbandonare questo sistema, e non a favore dell'Unione Europea, che invece rappresenta un dittatore con poteri ancora più accentrati e che contribuirebbe a questo processo corruttivo e distruttivo alimentato dal sistema democratico, che ci porterà alla fine delle libertà, del dinamismo e della crescita. Quindi la soluzione non è né chi si ritiene a favore dell'Unione Europea e della cessione di sovranità nazionale, e neppure da chi reclama il pieno ripristino del processo democratico nazionale, quindi lo Stato sovrano. In realtà la soluzione è un'altra, la terza opzione è la società organizzata in una forma libertaria, la strada che indicano gli autori nell'ultima parte di questo libro. È l'unica alternativa in grado di ridare dignità, libertà e benessere al cittadino. Al contrario, questo libro mostra come la democrazia, ben lungi dal favorire una società libera e armoniosa, sia invece proprio lei la causa dei conflitti sociali, dei debiti insostenibili e dei governi tirannici. Bisogna quindi guardare oltre la democrazia, liberarsi dalla tirannia della maggioranza che viene esercitata per tramite di un ceto politico sempre più avido e potente.